E se cadessi in un buco nero? Questo mostro di medie dimensioni si trova circa 1000 anni luce dalla Terra, ovvero quasi 9600 milioni di chilometri. In proporzione all'universo, possiamo dire che ha un battito di ciglia. Più di 4 volte la massa del nostro Sole è circondato da correnti di gas. Uno ad uno, questo gas emette gli ultimi bagliori di luce prima di scomparire al suo interno. E queste sono alcune delle emissioni più luminose nello spazio. Ci sono 2 stelle nelle vicinanze, una in orbita attorno al potente oggetto e l'altra che si muove internamente attorno a questi 2. Gli scienziati pensano che questo buco nero potrebbe essere il più vicino alla Terra ed è anche l'unico sistema con un buco nero visibile ad occhio nudo. Buone notizie, ci andrai subito. Sempre più alto nell'atmosfera e ben presto la Terra si trasforma in una gloriosa sfera blu. Passi accanto alla Stazione Spaziale Internazionale. Ciao ragazzi! Ma prima di poterla vedere in tutto il suo splendore è già troppo lontana. Non c'è da stupirsi, l'oggetto più grande creato dall'uomo nello spazio viaggia a una velocità di oltre 27.000 km all'ora. Ti allontani dalla Terra e vedi numerosi satelliti che girano intorno al pianeta. Sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, ma ognuno di loro ha un'antenna e una fonte di alimentazione, spesso un pannello solare o una batteria. Raggiungi la Luna. È una sfera a forma di uovo, fredda e arida, con la superficie disseminata di crateri e rocce. Vedi aree scure? Sono comparse quando cavità giganti, lasciate da asteroidi o comete, sono state inondate dalla lava basaltica. Le zone più chiare sono degli altopiani. Il prossimo spettacolo che incontrerai è Marte ed è chiamato il pianeta rosso, per una ragione. È ricoperto da un sottile strato di polvere rosso-arancio che sembra borotalco. La superficie del pianeta è rocciosa, con canyon, vulcani, crateri e laghi asciutti dappertutto. Individui una tempesta di polvere in movimento. Sembra un enorme tornado, ma è relativamente piccolo. Una grande tempesta può essere vista persino dalla Terra. Poi passi il gigante gassoso Giove. Il pianeta è coperto da spesse nuvole, rosse, gialle, marroni e bianche, ed è per questo che sembra avere delle strisce. Il pianeta non ha una superficie solida su cui puoi stare in piedi, sono solo strati e strati di gas. E poi riconosci immediatamente Saturno, grazie ai suoi anelli. Sono costituiti da gruppi di minuscole rocce e ghiaccio. Il pianeta stesso è praticamente una palla di idrogeno ed elio senza terreno solido. Saturno è anche il luogo in cui i venti, all'equatore, viaggiano a una velocità vertiginosa di 1600 km all'ora. Non ti imbatti in altri pianeti lungo il tuo percorso, saranno nascosti dietro al Sole. E ben presto entri in un luogo inquietante. È enorme, freddo e buio. La fascia di Kuiper è una delle strutture più grandi del nostro sistema solare. Sembra una ciambella con i bordi interni che partono da circa 30 unità astronomiche dal Sole. E una UA, unità astronomica, è all'incirca la distanza tra il nostro Sole e la Terra, ovvero circa 150 milioni di chilometri. La fascia di Kuiper è la principale fonte di comete. Ci sono centinaia di migliaia di oggetti in quest'area e sono larghi 96 km e più. Alcuni hanno persino delle lune. Ben oltre la cintura di Kuiper arrivi alla nube di Oort. È un enorme guscio sferico che circonda il sistema solare e si estende da 5 a 100.000 unità astronomiche. La nube di Oort è simile a una bolla dalle pareti spesse, composta da oltre 2 trilioni di pezzi di detriti spaziali ghiacciati. I corpi spaziali più piccoli sono grandi come montagne. Ti lasci alle spalle il sistema solare e ora ti sposti nel vuoto tra diversi sistemi stellari. Ma questo vuoto non è proprio vuoto, è pieno di polvere e altre particelle, campi magnetici e raggi cosmici. Finalmente raggiungi la tua destinazione, il buco nero. È un luogo misterioso dove le leggi della fisica che noi conosciamo smettono di esistere. I buchi neri compaiono quando stelle massicce collassano sotto il loro stesso peso. Il campo gravitazionale dell'oggetto appena formatosi è così potente che nemmeno la luce, inclusi i raggi X, possono sfuggirgli. Ecco perché il centro del buco nero è nero come la pece. Ma questo non significa che non puoi vederlo. Questo oggetto consuma tutta la materia che si avvicina troppo, schiacciandola in un disco surriscaldato di gas incandescente. Il buco nero piega anche la luce attorno ad esso, creando un'ombra circolare. Ti avvicini a questo caos di calore e gravità alla ricerca dell'orizzonte degli eventi. Ogni buco nero ha una linea invisibile, e se la attraversi non sarai in grado di fuggire, anche se sei un semplice raggio di luce. Oltre il punto di non ritorno, la gravità è troppo forte. Ma il grande cerchio al centro è più grande dell'orizzonte degli eventi e tutto ciò che si avvicina al buco nero entra prima nella sua orbita. E una volta che ciò accade, non c'è più modo di tornare indietro. Qualunque sia questo oggetto, finirà per essere tirato nel buco. Questa regione, prima dell'orizzonte degli eventi, si chiama sfera del fotone e assomiglia all'ombra del buco nero, anche se non lo è.
Se arrivassi lì e in qualche modo riuscissi a rimanere tutto intero, saresti in grado di vedere la parte posteriore della tua testa. Le particelle di luce dalla tua testa orbiterebbero attorno al buco nero a velocità così potenti che ti arriverebbero davanti. Sfortunatamente non riusciresti a sopravvivere. Una volta iniziato il viaggio verso il centro del buco nero, la differenza di accelerazione tra la tua testa e i tuoi piedi sarebbe migliaia di volte più potente della gravità terrestre. Diventeresti uno spaghetto, ma questo lo vedremo dopo. In questo momento stai osservando meravigliato come altri oggetti sfortunati avventurieri si arrendano alla gravità del buco nero e inizino il loro viaggio verso la fine. In primo luogo, il materiale viene catturato nell'orbita del buco nero e schiacciato in una banda rotante che è sottile come un rasoio. Attrito, calore, forze elettriche e magnetiche danno energia a questo disco, che fa brillare intensamente il materiale. I buchi neri più massicci hanno delle bande così luminose che possono eclissare milioni di galassie. All'interno di questo disco di materiale incandescente, le particelle si sfregano l'una contro l'altra. Questo rallenta il materiale e lo invia direttamente verso l'orizzonte degli eventi del buco nero. Se questo attrito non esistesse, il materiale rimarrebbe in orbita attorno al buco nero per miliardi di anni, come i pianeti che girano intorno alle loro stelle. Ad ogni modo, alla fine, raggiungi la cosiddetta superficie del buco nero, con ciò intendo l'orizzonte degli eventi. Non è un vero confine o membrana, e non capisci subito di averlo superato. Ci vogliono diversi secondi per capire che non sarai più in grado di sfuggire alle grinfie del buco nero. Non è così buio come immaginavi. Questo perché la luce intrappolata dall'attrazione gravitazionale del buco nero sta cadendo insieme a te. Non è tanto luminoso, ma qualcosa c'è. E più cadi, più ti allunghi, dalla testa ai piedi. Questo processo viene chiamato spaghettificazione. Vieni anche schiacciato intorno alla parte centrale e i raggi di luce che ti circondano formano una fascia luminosa attorno alla tua vita. L'ultima cosa che vedi è l'oscurità. Ti sembra di atterrare su un enorme pianeta vuoto e nero come la pece. Tornando al buco nero, cosa succede dopo? Dimmelo tu. Può essere che uscirai da un buco bianco? La loro esistenza non è stata ancora dimostrata, ma alcuni scienziati ipotizzano addirittura che i buchi bianchi e neri possano essere due facce della stessa medaglia. Se lo guardassi da lontano non saresti in grado di distinguere un buco bianco da uno nero. Girerebbe, avrebbe una grande massa, anche se fosse piccola come un atomo. Avrebbe un anello di gas e polvere che lo circonderebbe. Ma se guardassi abbastanza a lungo, vedresti qualcosa che nessun buco nero riuscirebbe a ripetere. Un'eruzione. Solo allora, nel momento in cui qualcosa esce fuori, ti renderesti conto che stai fissando un buco bianco. È come se stessi osservando l'inversione temporale di un buco nero. E mentre l'orizzonte degli eventi del buco nero è un punto di non ritorno, nei buchi bianchi è un confine di non ammissione. Niente può entrarci, il che rende i buchi bianchi ancora più misteriosi dei loro fratelli neri. Ma anche se i buchi bianchi esistessero, non rimarrebbero in giro per troppo tempo prima di collassare in buchi neri. Beh, non so voi, ma a me fa male la testa. Devo sedermi.